Passiamo alla premiazione Energia Francia. Per il premio Energia Francia ha coordinato il tutto lo scrittore Peter Alberg con il patrocinio dell'Ambasciata di Francia, dell'Institut Français e della Sorbona di Parigi, con il responsabile del Dipartimento di Lingue Nord Europee, Sylvain Brien. Passo la parola a Peter Alberg. Cari amici e colleghi, cari cittadini della bellissima città di Matera, il mio primo contatto col nome della città di Matera fu quando fui invitato come autore nel 2004 a Ravenna dal professore ed artista Matteo Magnante, originario di questi luoghi, per discutere di nichilismo e suicidio in letteratura e filosofia del XIX e XX secolo. Mi disse che fu a causa del mio libro Lo sguardo dal Flanor. E mi sono sempre meravigliato. Nichilismo, suicidio ed io. Io credevo di essere un ottimista, ma forse il dottor Magnante voleva che salvassi psichiatri e pazienti. Capì che Matteo Magnante aveva ben compreso che al capo opposto dell'ottimismo, nel cuore, nel centro di una buona storia, di una vita brillante, più piacere la disperazione. Dopo la mia lunga esposizione a Ravenna in quei giorni sul tema della disperazione, dottore Magnante, così come chiamo il mio caro amico, a volte mi invito a Matera per osservare la bellezza stessa, per dirla carinamente a modo suo. A causa dei desideri estivi dei miei figli, per molti anni non sono potuto venire, finché un giorno a mie ragazze erano grandi abbastanza da dirmi vaffan. E fu allora che accettato l'invito a Matera. È stata in quell'occasione che ho incontrato Felice e molti altri di voi che sono poi diventate miei amici e che qualcosa cambiò in me. Fui colpito da una bellezza che avevo lungamente dimenticato e non più capace di scorgere. Le antiche origini cominceranno a cambiarmi e offrirmi nuove prospettive anche verso la disperazione. Come Pasolini a Matera ritornai indietro nel tempo, ma anche ritornai alla mia propria vita, fino a quel punto in cui la forte fede nel sacro si ricongiunge con la tua anima e ti salva dalla noia e dalla disperazione di un mondo tecnocratico e maggiormente devoto al consumismo. È stato che accettai l'offerta di collaborare con il mio ora caro amico Felice Elisanti e creare il premio Energia Francia. Questa sera a Matera si trova il vincitore di quest'anno, mon caro studente Mathis Ferrusier. Lasciate che ve lo introduca. Buonasera, je vais parler en français. J'habite à Paris, mais je suis originaire d'une petite ville du sud de la France et j'ai toujours eu le goût de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'était au départ quelque chose d'un peu secret, comme un refuge. J'ai toujours aimé l'écriture parce que les mots à l'oral me semblent souvent un peu hostiles, comme actuellement. Et j'ai l'impression qu'en écrivant, ils me deviennent bienveillants. Ulf Peter Alberg m'a donné l'opportunité de faire entendre ma voix intérieure
ces textes que j'écrivais pour moi et qui m'a permis d'offrir aux autres. Il titolo della storia del vincitore Matisse si chiama Il vicino. È la storia di un giovane uomo che vive in una chambre de bonne, camera della domestica, dove egli può nello stesso tempo sentire l'odore e ascoltare il ciu vicino. Un giorno la puzza era insopportabile e il suo appartamento era invaso dalla mosche. Tu veux raconter un peu de ton histoire? C'est une histoire sur les fantasmes, les obsessions qui déforment parfois la réalité. Le narrateur de cette histoire est aveuglé par ses fantasmes et il se crée une relation avec son voisin qu'il n'a jamais vu. Et c'était comment d'arriver à Matera pour toi? Matera, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville chargée d'histoire, de culture, et tu nous as souvent parlé du sacré dans les ateliers d'écriture, et c'est aussi une ville qui est nourrie du sacré. Et l'écriture, c'est aussi une activité sacrée, c'est presque comme une prière, c'est un recueillement, une activité solitaire. Bon. La scrittura è qualcosa che il poeta tedesco Rainer Maria Rilke intendeva così. Du musst dein Leben ändern. Tu devi cambiare la tua vita. You must change your life. Allora, facciamo nostre migliori congratulazioni al premio Energie, a Felice Lisanti, al dottore Magnante e anche alla città di Matera per donarci l'ispirazione a cambiare le nostre vite grazie alla scrittura. E facciamo le nostre congratulazioni per la tua bella storia vera, il vincitore del premio Energia Francia, Matisse Ferrussier. Premia Rossella Tarantino, responsabile della Fondazione Matera 2019. Rossella, dici qualcosa. Angela, chiedi qualcosa. Congratulazioni anche perché ha detto delle cose molto belle, appunto un po' ricalcando quello che aveva detto il vice ministro, perché ha detto che Bubico ha detto che la scrittura è raccoglimento, è preghiera, e che ha trovato ispirazione in una città che come Matera che ha del sacro e quindi un po' induce al raccoglimento, alla scrittura. Io voglio ringraziare Uccio e Felice per questo invito, ma anche per tutto questo lavoro di 23 anni, perché è un lavoro di scavo e di ricerca di tante risorse, di tanti talenti che sono nascosti, che nessuno conosce, e talenti che sono scoperti non soltanto da scrittori ma dai lettori, e quindi questo incrocio tra tanti lettori misteriosi e scrittori è molto bello. Ma soprattutto è bello perché appunto, come si è visto prima, dà l'opportunità a persone a sentire voci lontane, storie lontane di paesi di cui sappiamo pochissimo, al di là di quello che ci rappresentano molto spesso i telegiornali, e dà l'opportunità di persone di viaggiare e di scoprire, di scambiarsi idee con persone che stanno lontane. Purtroppo appunto, saluto appunto l'ambasciatrice di Palestina, quest'anno abbiamo visto che la vincitrice della Palestina non è potuta venire, cose che per noi sembrano normali e non succedono. Nel 2019 saranno passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, e quando cadde quel muro noi eravamo tutti, diciamo, contenti, ormai era l'emblema della caduta di tutti quanti i muri. E purtroppo da allora ne sono stati alzati tanti, negli ultimi
nell'ultimo forse decennio tanti che ci permettono appunto di e su cui sbattiamo soprattutto, anzi siamo noi che facciamo sbattere tanta gente, noi occidentali. Allora io spero che appunto con gli amici di Energeia e con tutte le associazioni con cui stiamo lavorando proveremo a fare breccia almeno anche in questi muri, e soprattutto a fare apertura nelle nostre teste, perché molto spesso i muri sono anche mentali, e che quindi sia una possibilità di aprirsi un futuro aperto, di avere un futuro aperto, che è proprio l'intenzione del nostro dossier dell'Open Future. Mi piace anche delle cose che sono state dette prima, il progetto degli archivi, del lavoro che sta facendo con col fondo di Giuralongo, appunto con gli archivi digitali che sta facendo Energeia, molto interessante, perché appunto noi la settimana scorsa abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, che appunto vuole far sì che questi archivi siano fonte di ispirazioni anche per tanti racconti, per cui magari è una delle tracce su cui si potrà a breve lavorare nel futuro, e appunto mi piacerebbe poi che tutto questo racconto verrà di che cosa stiamo facendo qui anche con Energeia possa essere raccontato la settimana prossima. Abbiamo qui le radio, per il momento di sei radio mediterranee della rete COPEAM, sono radio Liban, Francia, Tunisia, Malta, Croazia e Marocco, ed è bello raccontare anche un po' quello che succede a Matera. Verranno qui anche a sentire un po' quello che succede a Matera, e poi ci racconteranno un po' quello che succede lì, che già abbiamo un po' sentito oggi. Congratulazioni ancora e grazie a tutti. Grazie. Grazie a te.